La giornata. Cosa c'è da sapere? L'Ucraina è candidata ad entrare nell'Unione Europea insieme alla Moldavia. Draghi chiede un altro consiglio straordinario per luglio, perché il tetto al prezzo del gas è diventato urgente. È venerdì 24 giugno. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Mario Draghi ed Emmanuel Macron si incontrano prima che il vertice abbia inizio. Si vedono negli uffici della delegazione italiana. È l'ultimo summit a presidenza francese. Il capo dell'Eliseo arriva a Bruxelles dopo lo schiaffo degli elettori alle legislative di domenica scorsa. Un'assemblea ingovernabile con tre blocchi: macronisti, gauche ed estrema destra al suo massimo storico. Il presidente rieletto ad aprile non ha quindi la forza che aveva anche solo una settimana fa, quando proprio con Draghi e con il cancelliere tedesco Scholz era andato a Kiev, con quel viaggio durato 11 ore dalla Polonia, in treno, di notte. Oggi è il nostro capo del governo a riprendere le briglie dell'Europa e a proporre un vertice straordinario in luglio per parlare di energia, per immaginare anche un nuovo recovery fund figlio dell'economia di questa guerra. Il primo accenno c'era stato a Versailles, era il marzo scorso. Sarà una discussione complessa. Bisogna assolutamente continuare, bisogna che ci sia il tetto al gas russo, credo che sia un obiettivo, fa bene Draghi a portarlo avanti, è anche il nostro obiettivo, l'ho posto anch'io dentro la riunione dei progressisti democratici, l'ho posto davanti a Scholz, davanti agli altri primi ministri, con una forte e importante esigenza per evitare che tutta questa vicenda si risolva poi alla fine in un grande danno per le nostre economie. Price cap è comunque il nodo, come dice Enrico Letta, di queste ore. Se n'era discusso anche nell'ultimo Consiglio europeo un mese fa. La Commissione aveva ricevuto il mandato di esplorare questa possibilità, imporre appunto un tetto al prezzo del gas. Ma non è accaduto nulla in queste settimane. Non ci sono stati preaccordi, mentre si sono ulteriormente deteriorate le relazioni con la Russia, tant'è che i rubinetti Vladimir Putin li ha chiusi proprio a Germania e Italia, quando Scholz e Draghi si apprestavano a incontrare Volodymyr Zelensky a casa sua. Allora quello dell'energia è diventato un tema molto più che urgente, perché il prossimo Consiglio europeo in calendario sarebbe ad ottobre, quando il problema del riscaldamento sarebbe più che imminente, soprattutto nel Nord Europa. Per adesso la Commissione ha annunciato una nuova collaborazione con la Norvegia per contratti con più gas a prezzi più bassi, ma il presidente del Consiglio europeo Michel valuta appunto un nuovo incontro il prossimo mese. La Francia, dopo il faccia a faccia con Draghi, ha già detto sì. There can be no better sign of hope for the citizens of Ukraine, Moldova and Georgia in these troubled times. Non potrebbe esserci un segnale di speranza migliore di questo, dice Ursula von der Leyen, perché nel frattempo, alle 20:25 di ieri, è arrivato l'ok alla candidatura di Ucraina, spinta moltissimo dal nostro premier, inizialmente in solitaria, e di Moldavia per l'ingresso nell'Unione Europea. Sulla Georgia si sta lavorando, sulla Bosnia Erzegovina si lavorerà, promettono i vertici dell'Unione. Un momento storico, ha detto lo stesso Michel, anche perché è la prima volta che un paese in guerra, appunto l'Ucraina, ottiene questo status. Si è collegato Zelensky, commozione, orgoglio, anche retorica hanno viaggiato nell'aria, ma non è stato semplice arrivare a questo momento, anche perché gli interessi in gioco sono molti, i veti incrociati e i paesi balcanici occidentali, in fila da anni per entrare nel club dei 27, parliamo di Albania, Macedonia del Nord, Serbia e Montenegro, hanno avuto molto da ridire, si sono anche riuniti in mattinata. È una brutta pagina, ha tagliato corto il rappresentante per la politica estera dell'Unione, Josep Borrell, e oltretutto è una pagina complicata perché è la Bulgaria a bloccare il processo di avvicinamento all'Europa di Albania e Macedonia del Nord per questioni identitarie, e il premier filo occidentale bulgaro Petkov è stato sfiduciato dal suo Parlamento. Se ci saranno nuove elezioni, i filorussi rischiano di fare il pieno di voti, quindi si finirebbe in un'altra tana del lupo. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.